Ciao, c'è anche Fachito. Siamo qua dopo il video della pasta sfoglia Healthy Line fatta in casa, di cui già avete visto il video qualche giorno fa. Se non l'avete visto, vi lascio il link cliccabile qua nelle schede. Adesso finalmente vi avevamo lasciato così in sospesi. Cosa potete fare con questa pasta sfoglia? Tutto quello che voi volete, anche boulevard, rustici, torte, tutto quello che volete. Ma noi oggi faremo la torta con gli spinaci, ricotta e spinaci, un rustico buonissimo che noi facciamo anche a Pasqua. E nelle IG Story mi innamorasse tutti quanti di questa torta rustica buonissima. Siamo pronti, è light, dietetica, ma molto molto buona. E la facciamo. Cioè, Fachito qua pronto con un coltello che mi fa paura. Allora, quindi guardate, no, non lo voglio contraddire. Dividetele in due parti, uno più grande e uno più piccolo. Ecco qua, questa è la pasta sfoglia, che vi ripeto, andate a vedere il video che abbiamo fatto su come prepararla. È una pasta sfoglia senza burro, giusto Fachito? Completamente light, sana e genuina. Per tutti gli amanti del fit, come Fachito, guarda Fachito, alla parola fit devi fare così. Fit! No, no, che l'hai sturita. È like! Quello è like! Like così. Fit! Like! Fachito, like! Mettete like! Fit! E qua c'è anche Pupi! Like e fit! C'è anche Pupi! Che c'è? Eccoci qua, quindi ragazze, dovete stendere questa pasta sfoglia. Nel frattempo andiamo a frullare, vero? Prepariamo una crema con gli spinaci e la ricotta. Stendete prima per bene. Per bene, per bene. Mi raccomando, il pezzo di sotto fatelo un po' più grande. Ah, ecco, tu l'hai diviso in due parti. Questo è per quello di sopra. Quello è più piccolo. Sembrava una pasta sfoglia vera. Sembra. Quello è fatto con lo yogurt. Qua ci sono gli spinaci che sono stati fatti in padella. Qua c'è la ricetta che ha scritto Fachito, guardate quanto è bella, perché lui le ricette le scrive, le scarabocchia, poi le riscrive, fin quando non viene perfetta e facciamo il video, vero Fachito? Mettete tanti like per Fachito. Se vi piacciono i suoi video, se no non li facciamo più se non vi piacciono, vero? È logico. No, ma sì, tutti quanti, sì, ti prego, fai video con Fachito. Ciao Fachito. Mi raccomando, bello sottile, eh? Bello sottile. La ricotta, vai. Vai. Dopo la setacciamo e la facciamo con frullino. Frollino, ti ricordo? Frollino. La facciamo frullino. Con frullino. Ci aggiungiamo gli spinaci e frulliamo. Quindi questa crema per dentro, no? Il ripieno, cosa ci metti? Allora, ricotta. Ricotta, spinaci. Spinaci precedentemente un saltati. Un po' di provolone a scaglie, per dare sapore. Formaggio grattugiato, pepe. Sale e pepe. E un po' di latte di soia, latte per farlo più cremoso. Per farlo più cremoso. Poi la ricetta, come al solito, la scriviamo in sovraimpressione. Scusa, ci potete mettere pure un po' di formaggio qua. Ah, è certo, per dare più cremosità. Ovviamente, ragazzi, ci vanno anche le uova dentro all'impasto. Noi mettiamo un uovo intero e un po' d'albume per farlo più leggero. Bravo. Giusto? Se proprio volete fare leggerissimo senza neanche le uova, vabbè, un po' ci vuole, dai. E mescoliamo. Sale e pepe. Buono. Se vedete che è troppo asciutto, l'abbiamo già detto. Potete aggiungere un po' di latte vegetale o un po' di yogurt, sì. Dopo il provolone, anche il parmigiano grattugiato. Allora, abbiamo frullato le spinaci e la ricotta e ora le mettiamo all'interno della pizza. Bella piena, questa è una pizza rustica salata. Ecco qua, comunque questo è benissimo, questo impasto è buono anche per fare tipo i ravioli oppure per condirci la pasta. È tipo un pesto, ricotta e spinaci, credimi, è buonissimo, lo mangio anche così, è buono. Posso leccare tutto questo? Mi piace troppo, grazie. Come cane lo lecco io. Vedi com'è. Non ci credevate che lo facessi davvero, no, beh, col cucchiaino, dai. Però è buono. Chiudiamo la pizza. Ora abbiamo preso l'altro strato sulla pizza e l'abbiamo chiusa. Chiudiamo. L'abbiamo prima bucherellato, però, importantissimo. Sì, è importantissimo che se si gonfia. Tu intanto stai mangiando tutto l'impasto, eh? Ecco qua. Guarda come lo faccio scivolare. E ci vuoi far sapere magari con me. È buonissimo, non c'è bisogno di lavare questo perché adesso lo posso prendere. A me. Vedetemi, io questo impasto di questa cosa mi piace troppo. E pulisci la bocca. Lo metto anche sulla pasta o sul pane. Brava, oppure, così, assoluto. È buonissimo. Pupi. Puria. Guarda,
un lavoretto sopraffine si deve fare, guarda. Andiamo quindi a spennellare tutto col turro d'uovo, un po' come il casatiello, è vero? Brava. Così viene tutto bello, bello lucido viene. E poi lo inforniamo e finalmente poi ce la mangiamo. Allora, la inforniamo? L'accendiamo? 200 gradi 20 minuti, penso. Proviamo. Vai controllare, Paghito va tutto a occhio. Va bene, ciao Paghito, sta di aprire la partita. Ciao Paghito, adesso tutto azzurro, forza no. Olè. Ciao. Tutti spettatori. Vi sta aspettando. Questa è la nostra torta salata. Finaci e ricotta. Fa vedere com'è bella. Pupina, non è roba per te. Andà Pupi. La voglio.